molto interessanti, e sul rettilineo si è lanciato alla grande Gabriele Lancieri. Eccolo qui, ha tirato una staccata eccezionale alla variante Goodyear ed eccolo che conquista una splendida terza posizione, quindi quarto Ananda Micola e a seguire Mark Shaw. Davvero molto molto interessante ed agguerrita questa fase iniziale della gara. Sì, a Monza abbiamo assistito a una gara particolarmente accesa con Micola, Lancieri, Vinella, Berger che hanno animato senz'altro. E qui addirittura vedi come Montina preferisca, ovviamente per forza di cose, tagliare la variante subito successiva alla variante Goodyear per evitare chiaramente di scomporsi durante la esecuzione appunto della variante. Quindi non c'è davvero un attimo di distrarsi. No, non hanno dato un attimo di tregua queste vetture in questa gara a Monza. Detto, abbiamo visto sorpassi e prove continue di abilità da parte di questi piloti che più volte si sono dovuti ritrovare a controllare la vettura magari con due ruote sull'erba o comunque sia controlli al limite, soprattutto date dalle scie della macchina che li precedeva. E quindi prepariamoci a vedere ancora qualche altra cosa molto molto interessante. Qui nel frattempo con il numero 7 Jaroslav Jerschuk perde anche lì il controllo della sua vettura e ahimè deve dire addio alla sua splendida vettura. E qui eccolo qua Riccardo Moscatelli che proprio in ingresso di parabolica riesce a far suo Cesare Manfredini con una manovra molto pulita e precisa. Guarda, non si dovrebbe dire, ma ci siamo messi d'accordo, siccome partivamo in fondo al gruppo io ho avuto dei problemi in prova. Purtroppo in prova il cambio si è bloccato, quindi siamo partiti tutti e due dalle retrovie, ci siamo messi d'accordo per cercare di sfruttare le scie e di così abbassare quel secondo giro che ci avrebbe consentito di andare a prendere, diciamo, le persone, i piloti in testa al gruppo. Ecco, qui vediamo Montin che si gira, penso la sua gara sia finita, ecco, vediamo se scende, riprova a partire ma non penso. E questi sono indubbiamente attimi di grande tensione insieme a Gianluca Calcagni. Vediamo di capire se c'è stata colpa da parte del pilota subito dietro. Ma da quello che vedo sembra Montina abbia fatto un errore, ma comunque ha avuto dei problemi per tutto il weekend, perché è molto strano che Paolo Montina viaggi in quelle posizioni, visto che già la prima gara ha dimostrato di aveva fatto una gara stupenda. Quindi sicuramente aveva grandissimi problemi per tutta la gara e ha commesso quell'errore, ma è un problema più di frenata, penso. E quindi prepariamoci ancora a vivere qualche cosa di eccezionale, dato che Ananda Micola, ormai da tempo protagonista e conosciuto chiaramente anche sulle nostre reti quando era nel campionato italiano di Formula 3, non intende assolutamente regalare la sua posizione a nessuno. Si mette subito alle spalle di Lou Berger e adesso qui, poco prima della parabolica, vediamo sfilare Lancieri, che è ovviamente preceduto da Vinella e in buona solitudine Battistussi, che indubbiamente, eccolo qui, dimostra ancora una volta che la classe non è acqua e che qualcosa ha imparato se non altro da qualche suo illustre predecessore. Raccontiamolo un po' la storia, Riccardo, di Battistussi, dato che era già pronto per andare a Magnicur e poi invece ha dovuto cambiare rotta e venire a Monza da voi. Non so, devo dirti che non so esattamente come sono andate le cose, però chiaramente una presenza molto gradita al campionato, da lustro al campionato, in quanto si tratta di un pilota professionista che comunque ha dimostrato negli anni a passare di essere molto valido, quindi ci fa piacere. E quindi lotta tutta da seguire con la macchina con tutta dipinta di grigio metallizzato. Si tratta di Lancieri, subito dietro Lup Berger. Non c'è davvero un attimo di respiro e chiedo anche qui ad Andrea Ialongo, indubbiamente è la conferma di un campionato in grande salute dopo appena due gare e in attesa poi di quella di Pergusa, che si attende molto affollata. Ci saranno delle novità quindi in riva al lago di Pergusa? Sì, a Pergusa il 18 luglio senz'altro continuiamo ad avere qualche vettura in più. Abbiamo già visto che dopo la prima gara di Vallelunga lo stesso Battistuzzi ha deciso di entrare a Redgrave sostituendo Darren Turner, che invece era stato in pista nella prima gara. Coloni, che ad esempio in questa prova ha deciso di non essere presente in quanto impegnato nel 3000 internazionale, cioè ha invece confermato che già dalla prossima gara di Pergusa comunque sarà presente anche nel 3000 Italia. Quindi e nel frattempo abbiamo l'attacco di Lou Berger con la vettura sulla sinistra nei confronti di Gabriele Lancieri, subito alla prima variante con grande tranquillità e correttezza per quel che riguarda il bravo pilota Lou Berger, riconoscibile dal numero 3 ed iscritto con la Edenbridge Racing, un altro dei prestigiosi team inglesi che danno lustro davvero a Formula 3000 Italia. Siamo ritornati nel frattempo su Giorgio Vinella, una frenata molto molto decisa con tanto di bloccaggio. E forse il problema, ne chiedo conferma Riccardo Moscatelli, comincia a manifestarsi proprio perché non è la prima inchiodata che gli vediamo fare. Verso la fine come si comportano le vostre gomme? Guarda, le gomme non tanto. Il problema di base, secondo almeno la mia esperienza, la mia gara, sono stati i freni. Ovvero il pedale scende giù, ripeto, una macchina, forse non dovrei dire, però
forse un po' malata, il pedale di freno purtroppo inizia a scendere da tre quarti gara in poi e diventa abbastanza problematico riuscire a rallentare questa macchina da 280 km orari ai vari inserimenti delle varie varianti. Questo diciamo che è il problema che si fa vedere di più. E quindi sono tutte difficoltà che tu presto, Calcagni, tra un po' sarai chiamato ad affrontare, dato che ormai il tuo prossimo obiettivo è la Formula 3000 e naturalmente anche a Monza. Subito uno spostamento all'interno del rettilineo per la scia, proprio per evitare di trovarsi con Lubberger subito dietro e pronto davvero all'attacco decisissimo. Una piccola scompostezza da parte di Giorgio Virella, ma tutto bene alla prima variante. Davvero tutti da seguire questi giri terminali, la parte conclusiva e decisiva della corsa, con ancora un attacco da parte di Lubberger subito dopo la variante e ancora un bloccaggio per quel che riguarda Giorgio Vinella. Tutto da seguire davvero. Gianluca, mi sembra che ti sei fatto davvero una ottima idea del 3000 italiano, davvero una gara con tantissimi colpi di scena. Sì, in effetti è vero, pur non essendo tantissimi in questa categoria, comunque sia la gara è molto vivace, molto animata, e questo proprio a dimostrazione del fatto che ci sono dei piloti validi, dei piloti che vengono dalle gare internazionali dove si fa veramente una grandissima esperienza. Quindi sono tutti piloti che hanno molta esperienza, e una gara del genere qui a Monza proprio con le scie, anche se il Formula 3000 non sente moltissimo le scie quanto il Formula 3, perché noi viaggiamo senza alettoni, senza ala, quindi ancora di più la differenza che si sente con le scie, però qui si sta dimostrando una gara spettacolare. Ma sarà molto difficile adesso il sorpasso per Lubberger perché sono gli ultimi giri, quindi ce la metterà tutta per arrivare secondo Giorgio Vinella. E quindi seguiamola lungo il rettilineo dei box, ancora pathos per Giorgio Vinella che chiude la porta con grande energia nei confronti di Werner Lubberger. Davvero corretta mi sembra la manovra, e con un buon vantaggio che riesce a costruire subito all'uscita della variante. Nel frattempo invece Lubberger mi è sembrato abbia preso un cordolo di troppo in uscita e di conseguenza è leggermente rallentato. Siamo tornati nel frattempo su Battistussi, la cui leadership non viene assolutamente scalfita, molto molto regolare la sua condotta di gara. Sì, sta facendo una gara, è stato anche aiutato dalle varie uscite, insomma, voglio dire, Apicella è andato via, eccetera, eccetera. Comunque sta facendo una gara. Io ho parlato con questo ragazzo e mi ha detto che inizialmente ha fatto dei giri e è riuscito a scendere sotto il 40, se non sbaglio, come si dice, mi ha detto, mi sono, poi in italiano non troppo buono, mi sono preso il lusso di scendere sotto un tempo, poi ho visto che diciamo i miei rivali non si vedevano più e ho rallentato. E nel frattempo siamo su un'altra inquadratura, un'altra delle svolte importanti della corsa, quella relativa ad Ananda Micola, che ha avuto un bruttissimo incidente per il quale, ecco qui, entrano in pista le pace car, la safety car con il dottore, proprio costringendo Lubberger, che nel frattempo aveva quasi deciso di attaccare Vinella, che forse invece aveva già visto l'ingresso in pista della pace car, della macchina del dottore, e di conseguenza frenata violentissima per Lubberger. Me la sono trovata davanti anch'io la pace car, e qui in prima variante, come possiamo vedere, adesso passerò e ti dico, non sapevo cosa fare, dico, ma adesso la devo passare, non la devo passare la macchina del dottore. Purtroppo c'è stato questo incidente di questo ragazzo e speriamo che diciamo si risolva tutto bene, insomma. Tra l'altro Micola, ecco, viene portato via, comunque nulla di preoccupante per il pilota indonesiano. No, per Micola solamente dei punti su un piede, brutto incidente avuto con Lancieri, col quale si stavano stuzzicando già da qualche giro con un passa e ripassa, che alla fine purtroppo hanno avuto appunto questo aggancio le ruote posteriori della vettura di Lancieri con le anteriori di Micola, finendo tutti e due fuori. Per Micola un brutto incidente, tutto finendo frontalmente contro le protezioni delle gomme alate della pista. Comunque speriamo di poterlo vedere in occasione della prova del 18 luglio a Pergusa, e quindi tutto da rifare, o meglio tutto già fatto, nel senso che la safety car tiene tutti quanti dietro e l'ordine d'arrivo praticamente viene deciso a tavolino, comunque dietro alla scia della safety car, proprio per motivi di sicurezza. Tutti belli lì tranquilli, e mi sembra anche per te, Moscatelli, è stata un po' una situazione kafkiana, molto strano, no? Guarda, io aspettavo con ansia che la pace car, che ci fosse un giro in più per poter sfruttare questa occasione. Purtroppo abbiamo finito sotto pesca, un giro in più può darsi che si sarebbe rimescolato tutto quanto, e in particolare la lotta per il secondo posto tra Vinella e Lubberger si sarebbe, chi lo sa, forse conclusa in favore del pilota straniero e non di quello barese.
Non lo so, dipende, bisogna essere molto furbi e svelti in queste occasioni. Non so, non mi è mai capitato, devo dire la verità. Comunque sicuramente sarebbe stata più entusiasmante e qualche carta si sarebbe rimescolata, forse anche da parte mia. E dunque, bandiera a scacchi per la seconda prova del Formula 3000 Italia. Dietro la safety car è contento Battistuzzi, come sono contenti tutti gli altri che in fin dei conti hanno dato via ad una prova davvero molto molto entusiasmante. Devo dire, in questa breve sintesi abbiamo un po' rivissuto tutti i vari colpi di scena, a cominciare chiaramente dal successo del brasiliano Battistuzzi. E quindi andiamola a vedere questa classifica: Battistuzzi davanti a Vinella, Lubberger, Show, Manfredini, Moscatelli, ottimo sesto, poi successivamente Brusatin, Micola e Lancieri, classificati comunque nonostante i loro problemi. Adesso quindi ci aspettiamo un ottimo ritorno del Formula 3000, in particolare nella gara di Pergusa del 18 luglio.